Più di un anno è passato dal rilascio di Undertale, l'RPG dalla grafica pixelosa più famoso del web. Al giorno d'oggi il gioco è così vasto che player da tutto il mondo continuano a cercare e a trovare nuovi easter egg o file nascosti. Undertale è un gioco fantastico, quindi se non l'avete ancora giocato vi prego di chiudere il video in quanto contiene spoiler. Io sono Sandmaster92 e benvenuti a 10 cose che non sai di Undertale. Il creatore di Undertale, Toby Fox, iniziò a lavorare sul gioco nel 2013. Poco tempo dopo iniziò una raccolta di fondi su Kickstarter, chiedendo $5.000 per finanziare la creazione del gioco. Nel giro di pochissime settimane, tuttavia, Toby ricevette più di 10 volte la somma richiesta, superando di gran lunga i $50.000. I finali più famosi di Undertale sono la Neutral Route, la True Pacifist Route e la Genocide Route. Tuttavia, il gioco ha più di 10 finali secondari che richiedono il risparmiare o l'uccidere solo determinati personaggi. Un altro finale si può ottenere modificando troppo i file del gioco. Se questo è il caso, Sansa lascerà un messaggio alla fine del gioco, dicendo: Ehi, ne è passato di tempo, eh? Sarò onesto, non ho idea di come tu abbia fatto ad arrivare fin qui. Questo è un messaggio di errore più che un finale, quindi se hai ottenuto questo finale, dillo ai creatori, ok? Risolveranno, o se è una situazione particolare, creeranno direttamente un nuovo finale. Tuttavia, è molto probabile che tu sia solo uno sporco hacker, non è vero? Esatto, levati di torno. Un'aura di mistero avvolge W.D. Gaster, lo scienziato reale precedente ad Alphys. Si dice che sia responsabile del cosiddetto indice di avvertimento e della creazione del Core. L'indice di divertimento è un numero generato casualmente all'inizio di ogni run. I diversi indizi sull'esistenza di Gaster possono o non possono apparire e dipende tutto da questo codice. Il mistero di Gaster è molto complicato, quindi lascerò la maggior parte delle teorie per un altro video. Una delle mie teorie preferite, però, dice che Gaster sia il padre di Sans e Papyrus, il che ha senso, credo. I mostri cosa senso durante la Genocide Route si chiamano Gaster Blasters, ma Toby Fox non ha mai detto niente a riguardo. Durante la schermata di selezione del nome, alcuni nomi faranno comparire messaggi unici e molto spesso vi costringeranno a cambiare nome. Non ho tempo per mostrarveli tutti perché sono troppi. Inserire il nome di Toriel, però, farà comparire il messaggio: "Temo che tu debba scegliere un altro nome, tesoro." Inserire Sans ci darà un semplice nope, mentre inserendo Papyru, visto che il massimo delle lettere inseribili è 6, farà comparire la scritta "Io lo permetto!". Inserire il nome Frisk attiverà l'Hard Mode, una modalità in cui i mostri sono molto più difficili, ma terminerà subito dopo fuori la rovina. Inoltre, se provate a digitare AAAAAA, il gioco si prenderà gioco della vostra immaginazione con un non molto creativo. Toby Fox ha detto che ha deciso di ripetere il ritmo delle canzoni in gioco perché così facendo le canzoni sono molto più facili da comporre e danno al giocatore una sensazione di nostalgia. Molte canzoni, ancora una volta ne elencherò giusto un paio e lascerò le altre forse per un altro video, sono semplicemente la versione velocizzata o rallentata di altri temi musicali. Per esempio, se velocizziamo la canzone delle rovine, potremmo sentire lo stesso motivetto della canzone di Undyne. La canzone di Napstablook, Pathetic House, è in realtà la versione rallentata di Spider Dance, la canzone di Muffet. Scrivete nei commenti se volete un video riguardante le canzoni perché secondo me è molto interessante. Oltre a essere il mio personaggio preferito, Papyrus è un personaggio molto interessante. Papyrus è l'unico boss da cui non è possibile morire. Se mentre combattete con Papyrus la vostra salute raggiunge lo zero, lui vi chiuderà nel suo garage, dal quale potrete fuggire e combatterlo di nuovo.
Se dopo questi tentativi non riuscite a battere Papyrus, lui mostrerà misericordia e vi lascerà passare. Inoltre, non è possibile farsi odiare da Papyrus. Qualsiasi insulto contro di lui o contro la sua cucina verrà preso come un complimento. O, addirittura, quando Papyrus si dispera per non essere riuscito a battervi, potete dirgli che sfigato. A quel punto Papyrus si chiederà perché state parlando di voi stessi ad alta voce. Ah, e Papyrus è inoltre l'unico personaggio del gioco che apre dialoghi senza l'uso dell'asterisco. Che ribelle. Proprio come il fratello, anche Sans è un personaggio molto interessante. Sans fa ciò che si definisce in ambito videoludico e cinematografico rompere la quarta parete. Secondo Wikipedia il termine rompere la quarta parete viene usato in cinema, teatro, televisione, videogioco e nelle opere letterarie. Essa fa riferimento ad un personaggio che si rivolge direttamente al pubblico o che riconosce attivamente che i personaggi e l'azione non sono reali. E Sans lo fa dannatamente bene, rivolgendosi al giocatore ogni volta che fa una battuta o addirittura facendo riferimenti alla timeline durante la Genocide, in cui ammette che per lui nulla ha più un senso, perché è l'unico personaggio nel gioco a conoscenza del potere del giocatore di resettare il gioco. Oh, guarda, c'è anche una citazione di Undertale nella pagina di Wikipedia. Nelle rovine entrerete in una stanza con tre Froggit. Parlando al terzo Froggit, questo vi spiegherà che i nomi gialli servono a segnalare che una creatura non vuole più combattere. Tuttavia, potrete dire al Froggit che i nomi gialli non vi piacciono e lui dirà a tutti di buttarli via. Così facendo, tutti i mostri nel gioco non avranno più nomi gialli quando si stancano, ma il solito nome bianco. Tuttavia, parlando di nuovo a Froggit, avrete l'opzione di riportare i nomi colorati, che saranno rosa invece che gialli. Inoltre, nella discarica di Waterfall, esaminando un mucchio di rifiuti, riconoscerete la presenza di un mucchio di nomi gialli. Uno degli aspetti più interessanti della battaglia contro Toriel è che una volta raggiunta la vita critica, Toriel inizierà a mancarvi di proposito, azione che lascia intuire l'attaccamento di Toriel al protagonista. Tuttavia, è possibile, anche se molto difficile, morire contro di lei. Se Toriel vi ammazza per sbaglio, per mezzo secondo sarà visibile uno sprite di Toriel scioccata per aver ucciso l'umano. Non sono riuscito a trovare un fatto abbastanza carino da prendere l'ultima posizione, ecco a voi una smitragliata di curiosità. Il nome del figlio del re Asriel Dreemur è l'anagramma di Serial Murderer. Papyrus e Sans sono ispirati dalle font che usano in game, Papyrus e Comic Sans. Il comic nel suo font potrebbe anche spiegare l'umorismo di Sans. Toby Fox ha insistito sull'avere un team molto ristretto, in quanto un team con tante persone avrebbe rallentato il lavoro. Lui ha fatto la maggior parte del lavoro, in quanto ha scritto e programmato il gioco e ha composto tutti i brani all'interno di esso. Secondo un easter egg trovabile a Snowdin, Undertale è stato programmato per sbaglio da un cane, che ha programmato l'intero gioco abbaiando. Ne sai qualcosa, Silent Hill? Oltre a essere riconosciuto come uno dei boss più difficili del mondo videoludico, Sans ha il record delle citazioni del web, con frasi famose come "You're gonna have a bad time", "You'd be dead where you stand", "Get dunked on" e tutta l'introduzione del fight in Genocide. Grazie mille per il sostegno che mi avete dato nel video di Overwatch e ancora una volta, se volete che io continui a fare questi video, scrivetelo tra i commenti, io sarò più che felice di farne un altro e magari scrivete anche su quale gioco andare avanti. Quindi ragazzi, qui da Sandy Master Mutato è tutto, noi ci vedremo nel prossimo video. Bella ragazzi!